L'agricoltura come vocazione, un sogno nel cassetto che si trasforma in qualcosa di concreto. È questa la vicenda dell'azienda agricola La Moiana a San Quirico d'Orcia. Protagonista della nostra storia, Fabio Generali, giovanissimo e titolare di questa realtà. La tenuta nata come agriturismo punta oggi a crescere ancora grazie alla produzione del proprio extravergine di oliva. L'azienda qui nasce fin dagli anni 60 dai miei nonni e successivamente viene tramandata a mia mamma, quindi in questo momento ho deciso di fare l'investimento sull'azienda, che è un'azienda biologica, e proseguire l'attività di famiglia anche per la passione per la natura. Comunque ero abituato a fare lavoro d'ufficio, però non era così appagante. Ho scoperto l'agricoltura, l'aria aperta, lo stare nella natura e godersi un po' più di svago, diciamo, anche se più faticoso, però mentalmente riesce un po' a rilassarci. Principalmente abbiamo oliveti, e quindi olive di Leccino, Moraiolo e Frantoiano, e facciamo un blend di questi tipi di olivo, e facciamo un vino biologico al 100% e lo commercializziamo all'ingrosso. E con questo PSR l'obiettivo appunto di passare a commercializzare l'olio al dettaglio e imbottigliare, creare la stanza per l'imbottigliamento e tutto il ciclo, e quindi vendere al dettaglio. No. Sicuramente la Val d'Orcia in questo momento è un valore aggiunto molto potente, è un vettore di comunicazione importantissimo, e anche questo non nego che è stato uno dei motivi che mi ha portato a fare questo investimento. Il passaggio, diciamo, è stato abbastanza graduale, perché essendo un'azienda di famiglia comunque l'ho sempre vissuta in parte l'attività agricola. Prima era una cosa molto secondaria e adesso con questa opportunità, potendo realizzare degli investimenti sull'azienda, sia sui macchinari appunto che sugli edifici, è stato un bel incentivo per dare una scossa alla mia vita, cambiare un po' l'approccio alla vita, ecco. Secondo me sì, assolutamente, perché valorizza la persona, valorizza le idee che si possono avere. Certo, non avessi avuto idee, non avessi avuto un obiettivo, magari non avrei fatto questo investimento. Mi sento invece di poter portare qualcosa, sia a livello personale sulla mia vita, sia di poter portare qualcosa a tutta la zona, comunque fare investimenti che possano creare una filiera di zona collaborando con le altre aziende, quindi creare un progetto che aiuti sì noi ma anche tutto il turismo locale e la produzione locale, diciamo. Esatto, è fondamentale infatti il rapporto quotidiano quasi con l'associazione categoria per poter approfittare al meglio delle opportunità che ci sono nel settore agricolo. Chiaramente le mie conoscenze di base non sarebbero mai state sufficienti per poter realizzare il progetto come poi adesso sta andando avanti. Grazie all'associazione di categoria, la CIA in questo caso di Castiglion d'Orcia, sono riuscito a ottimizzare tutte le risorse da spendere nel progetto. Fondamentale, perché tutte le pratiche, per quanto io sono un geometra, quindi una piccola mano riesco a portarla, una piccola parte di lavoro riesco a portarla avanti anche da solo, però l'associazione di categoria dà quei suggerimenti che sono fondamentali per poter superare gli ostacoli quotidiani dovuti a tutta la burocrazia che sta diventando veramente pesante. Fare un lavoro di marketing che in questo momento è fondamentale, e creare quindi dei posti aggiuntivi come attività agrituristica e una piccola ristorazione. Un piccolo ristorante per chi ne voglia usufruire, soprattutto gli ospiti dell'agriturismo, e in aggiunta troveremo sicuramente un olio, qualche piccola idea su come investire sulla realizzazione di olio extravergine d'oliva biologico. Questi invece i commenti di Luca Marcucci e Roberto Bartolini, rispettivamente presidente e direttore della CIA Siena. Stiamo anche lavorando fortemente con gli istituti di credito, perché non basta questo come risposta alle imprese, ma c'è bisogno anche di strutturare l'impresa in maniera più importante, perché laddove c'è un giovane, laddove un giovane può costituirsi un'impresa, ha bisogno di economie importanti, con delle rimesse, delle rate, anche in modo che possano crescere e possa essere una risposta vera. Lo stesso Monte dei Paschi, insomma, ha fatto un pacchetto proprio adatto per i giovani, per le imprese di giovani, non solo Monte dei Paschi, perché poi con la larga riga di quello che ha fatto il Monte dei Paschi si sta lavorando anche con gli altri istituti di credito per fare questo. Da noi chiedono assistenza, chiedono che si mettano nelle condizioni di poter gestire al meglio la propria attività,
sia dal punto di vista fiscale, sia dal punto di vista tecnico, gestionale, ma soprattutto ci chiedono di sostenerle nella loro attività per evitare quella, per esempio, quella spada di Damocle che ormai tutte le imprese, specialmente in agricoltura, hanno sulla testa, è la burocrazia, perché un giovane che si appresta a svolgere questa attività sa già in partenza, purtroppo, che gran parte delle proprie spese che dovrà affrontare derivano dalla burocrazia, e quindi questo è un limite alla propria alla possibilità di fare reddito, perché la burocrazia incide molto nei costi aziendali. Quindi la prima cosa che ci chiedono è questa, insomma, di fare una battaglia, e come stiamo facendo e sostenendo, per eliminare la burocrazia, perché la vedono come un orbello, una tassa, un qualcosa che non, giustamente che non capiscono, ma questo non solo giovani, anche gli altri, ma in particolare i giovani che appunto intraprendono questa attività con la volontà e la possibilità di fare reddito.